Hai aspettato un po', però alla fine è una grande soddisfazione. Il tuo rapporto con la Coppa Italia non era un granché, ma adesso te la stai godendo. Ho aspettato dall'inizio, da quando ho iniziato a allenare in A2, questa Final Four di Coppa Italia per me era stregata. Siamo arrivati qua, però Guazzaloca ha dato sicuramente quella fortuna in più che ci è servita per fare una grande prestazione. A parte gli scherzi, secondo me siamo arrivati in una situazione ideale psicofisica per giocarci tutte le chance per poter vincere la Coppa Italia. Siamo arrivati a posto, tirati giusto, come Guazza avevamo programmato insieme a lui il lavoro, e poi abbiamo avuto la sfortuna a Molfetta di perdere il capitano, però direi che Caliberda oggi ha fatto sicuramente una delle sue migliori partite. La vittoria dei giovani, la vittoria dei tra virgolette vecchi, è una vittoria di tanta gente. Sì, sì, questa è una squadra di grandi campioni e di grandi campioni vincenti. E questi giovani secondo me l'hanno aiutato a vincere, perché comunque sono giovani di grande talento e avevano bisogno anche loro di vincere. Questo penso che sia il mix ideale. Anche Simone, se è l'anagrafe, dice 87, l'anno di nascita, è uno che alla fine nei campionati non ha mai fatto granché, perché non ne ha mai fatti onestamente, e quindi adesso ha potuto dimostrare qual è il suo valore. Una manifestazione l'anno scorso, da quest'anno, adesso sei appagato, sei tranquillo, sei a posto. Beh, l'anno scorso la panchina traballava, quest'anno do una grande soddisfazione e un pezzettino di storia anche a Piacenza, visto che la Coppa Italia non era mai stata vinta. Quindi per il resto della stagione sei a posto? Fino alla fine potrei mangiare fino alla fine anche la colomba.